Sto veramente benissimo, sono contento di aver avuto l'opportunità di provare lo Sputnik. L'Europa e l'Italia da giorni si dividono sul vaccino russo Sputnik V. Sui media non si parla d'altro. C'è una società italiana, la ADN di Caponago in Lombardia, che lo produrrà. Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, ha facilitato l'accordo ed è anche il primo italiano ad aver ricevuto il vaccino russo. L'ADN SRL ha le attrezzature necessarie e le conoscenze necessarie che servono alla produzione del vaccino Sputnik V. Quindi diciamo i famosi bioreattori ci sono. Sì, certo. La prima produzione dovrebbe partire a luglio, sui numeri si parla di 10 milioni di dosi. Grande entusiasmo, frenato però dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di ADN, Dinaro. E poi c'è l'EMA, che ha definito questa produzione una roulette russa e non ha ancora dato le autorizzazioni fondamentali per la produzione e la vendita. Ad oggi sono state ordinate al Fondo Sovrano Russo quasi 1,2 miliardi di dosi da tutto il mondo e che quindi qualcuno li dovrà produrre. Nel business, secondo me, se c'è un posto vuoto, qualcuno si inserisce. E dove ci sono i bioreattori sembra che arrivino i russi. Anche l'azienda farmaceutica ACS Dobfar di Anagni nel Lazio è stata contattata da intermediari russi per produrre il vaccino. Che cosa vi hanno chiesto? Semplicemente se avevamo l'intenzione, se eravamo in grado di produrlo e se avevamo intenzione di riconvertire i nostri impianti alla produzione di vaccini tipo adenovirus. Ovviamente siamo interessati. Dovete cambiare i macchinari, dovete Sì, cambiare la perché struttura la produzione dell'azienda. non si fa semplicemente col bioreattore. Riconvertire la parte tecnologica, riconvertire un po' anche il personale, quanto tempo ci vuole? Ma credo che allo stato dell'arte non meno di 9 mesi, 8 mesi, 9 mesi. L'assessore alla sanità D'Amato ha dichiarato non solo di voler comprare lo Sputnik V, ma spera anche di poterlo produrre nella sua regione. Noi abbiamo dato la disponibilità come industria farmaceutica del Lazio a partecipare e a contribuire. C'è una cooperazione scientifica molto importante tra l'Istituto Spallanzani e il Gamaleya di Mosca e questo per noi è un elemento importante diciamo, per l'innovazione scientifica anche e soprattutto sulle varianti. Lei ha detto che mi vorrebbe anche acquistare lo Sputnik. Ma noi possiamo acquistare i vaccini, certamente. I vaccini che sono autorizzati in EMA e in AIFA possono essere acquistati. Però Noi quello non è auspichiamo, autorizzato, quindi lei dice non è aspettare. autorizzato, ma sta in rolling review, ovvero sta nella fase di verifica, Ma per quanti cui ne vorrebbe comprare lei? 2 2 milioni milioni? al mese. Però vorrei essere molto chiaro su questo. Noi abbiamo finora una struttura che è guidata dall'Europa, cioè il problema se lo deve porre l'Europa di mettere nelle condizioni la Regione Lazio e le altre regioni di somministrare 2 milioni di vaccini. Ipotizzando che tutto andasse per il verso giusto e la produzione partisse oggi stesso, ci vorrebbe almeno un anno per averlo pronto. A quel punto, servirà ancora lo Sputnik V? Non sono sufficienti i vaccini già approvati dall'EMA? In questa annosa querelle resta una grande domanda. Ma quando arrivano i vaccini?